Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di analisi tattica calcistica. Quest'oggi analizzerò le caratteristiche dell'Italia di Mancini a Euro 2020 nella partita tra Italia e Svizzera 3-0. Nella fase di possesso possiamo vedere sulla corsia sinistra l'Italia che porta Spinazzola molto alto come esterno d'attacco. Insigne invece è posizionato subito dietro. Questo per sfruttare la bravura del terzino azzurro nell'uno contro uno, la sua velocità e forza che lo rendono spesso imprendibile per gli avversari. Le due punte, Immobile e Berardi, attaccano invece rispettivamente la zona del dischetto e il secondo palo. L'utilizzo dell'ampiezza però viene anche applicata con i due esterni d'attacco, come si può vedere nell'azione dell'1-0, con Berardi che riceve in posizione di ala destra, un ottimo passaggio di Locatelli. L'attaccante del Sassuolo controllerà palla con un delicatissimo controllo orientato, condurrà palla per diversi metri. Per una buona conduzione palla è necessario mantenere quanto più vicino la sfera, effettuando piccoli passi e tocchi leggeri sulla palla, che quindi rimarrà sotto controllo. Gli aspetti che voglio evidenziare principalmente da questo frame sono tre: il movimento di Locatelli, l'ampiezza di Insigne e il duello di Berardi. Locatelli non si limiterà ad effettuare il lancio lungo per Berardi, ma continuerà l'azione fornendo un appoggio ed eseguirà un attacco della profondità inserendosi nel cuore dell'area di rigore. Insigne invece fornirà un appoggio sul secondo palo, facendosi trovare smarcato. Infine Berardi affronterà in un duello uno contro uno l'avversario, dando anche il tempo ai compagni di smarcarsi. Nel duello 1 contro 1 Berardi, che è un mancino ma gioca a destra a piede invertito, avrebbe potuto accentrarsi e tirare. Intelligentemente invece si porterà palla sul destro e crosserà verso il centro. Sarà una scelta determinante. Come si può vedere infatti, con questa scelta avrà dato tempo a Locatelli di raggiungere l'area di rigore, agendo alle spalle della difesa indisturbato. Se fino ad ora ho parlato di ampiezza fornita dagli esterni o dai terzini, è giusto parlare anche del ruolo di Immobile. Il nostro centravanti, infatti, anche se può sembrare banale, deve essere un riferimento in casi in cui la squadra recupera palla e riparte. Deve essere lui a fornire la prima soluzione offensiva agendo sulla profondità nelle transizioni positive. Dare una prima soluzione offensiva in avanti è fondamentale, ma lo è altrettanto lasciare libertà d'azione ai propri giocatori, come Insigne che agisce quando in possesso di palla da regista aggiuntivo. Sarà infatti lui ad accorgersi della sovrapposizione di Spinazzola e servirlo ottimamente in profondità. Come si può vedere, si avrà quindi una situazione di 2 contro 3, in cui però Spinazzola avrà molto campo aperto verso la porta avversaria. Questa transizione positiva poteva essere però gestita meglio dal terzino azzurro, infatti condurrà palla senza tentare un vero e proprio duello con dribbling. Questo avrebbe potuto causare due effetti: dribbling e spazio per tirare, oppure subire un fallo, guadagnando una preziosa palla inattiva con annesso cartellino avversario. Avanzare con più decisione verso la porta lo avrebbe potuto portare in area e procurare o un rigore o saltare l'uomo con la grande possibilità di calciare e segnare. Un pizzico di cattiveria e furbizia per le prossime occasioni sarà fondamentale per cambiare eventualmente l'esito di una gara a proprio favore. Un'altra caratteristica della nazionale del CT Mancini è quella di avere giocatori come Barella, che sono molto dinamici e fanno tanto movimento senza palla. Inoltre egli è molto bravo nel fraseggio corto ed ha un'ottima visione di gioco.
Sarà proprio un'iniziativa di Nicolò, con palla in orizzontale per Locatelli, che farà nascere il secondo gol azzurro. Da sottolineare però, fondamentale movimento in profondità di Immobile, che porterà via l'avversario diretto e farà giungere la palla a Locatelli. L'Italia abile anche nel fraseggio in zona centrale. Un'altra caratteristica di questa nazionale, plasmata da Mancini, è l'attitudine al sacrificio di tutti, la collaborazione e di conseguenza un'attitudine al recupero palla immediato. In quest'altra azione si può vedere la fase di pressing, il recupero palla che ne scaturisce da parte di Toloi nel 2 contro 1, subentrato nel secondo tempo, è fondamentale. Sarà proprio grazie a questo recupero palla che scaturirà la transizione positiva e il gol del 3-0 di Immobile. L'attaccante della Lazio, che in altre precedenti occasioni era stato un po' impreciso, stavolta troverà la giusta conclusione e fisserà definitivamente il punteggio della gara sul 3-0. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti.